Adesso siamo alla pagina dello sport e allora io mi collego in diretta con il nostro Enrico Giancarli che ci parla di calcio, di Serie C e del Pescara. Giusto Enrico, buongiorno. Ciao Marina, buongiorno, ben trovata a te. Un saluto a tutti gli amici che ci guardano all'ascolto al TG8. Per anticipare quello che sarà il match di domani, fischio d'inizio ore 14:30, Stadio Adriatico tra Pescara e Gelbison. Diamo subito quella che è la notizia dell'ultima ora in casa Pescara, perché questa mattina durante la rifinitura ha accusato qualche fastidio muscolare il terzino Lorenzo Milani. Ha fatto già gli esami che sono negativi, però durante l'allenamento Milani si è gestito e andrà valutato. Domani verrà fatto un test prima del match. Se Milani sarà ok, giocherà, altrimenti spazio a Crescenzi. Anche se il tecnico Colombo ha visto molto bene nel ruolo di centrale De Marino, che è un terzino di ruolo, e c'è stato per un attimo anche il pensiero su De Marino, ma alla fine, se non dovesse farcela Milani, giocherà Crescenzi dal primo minuto. Per il resto non ci sono sostanziali novità nell'undici biancazzurro, con il portiere che sarà il portiere Plizzari, la linea difensiva a 4 del Pescara con Cancellotti, Brosco, Boben e uno tra Crescenzi e Milani. In mediana gioca Palmiero con Kraia, che è stato regolarmente convocato, che è ok dal punto di vista della corsa, ma che ha ancora dolore quando calcia il pallone per una ferita lacero-contusa sul collo del piede rimediata nel match di Coppa Italia. Kraja, anche lui, verrà valutato prima del match. Nel caso non dovesse farcela ad essere disponibile, sarà Alò ad essere l'alternativa a Palmiero qualora Palmiero non abbia 90 minuti nelle gambe nel ruolo di vertice basso. Dicevamo dunque Palmiero con Jabua e Mora in mediana davanti Desovus e Cuppone a supporto di Facundo Lescano. Sono tante le assenze, anche queste notizie dell'ultima ora per la Gelbison. Oltre a Papa, a Statella e a Caccavallo non saranno del match anche Correnti, Fornito, che è un ex, e Faella. Soprattutto Fornito e Faella saranno due assenze pesantissime. Ma andiamoci ad ascoltare, Marina, le parole del tecnico De Sanzo, il tecnico della Gelbison, squadra che si presenterà domani allo Stadio Adriatico con solo due reti al passivo in trasferta. Non ha parlato, ricordiamo, il tecnico Colombo in conferenza stampa oggi. Ci sono invece le parole del tecnico De Sanzo che possiamo ascoltare. Dobbiamo essere pronti per forza, dobbiamo essere pronti mentalmente perché sappiamo la difficoltà di domenica. Andremo a giocare con una delle tre sorelle di questa categoria, se si può definire così, la classifica parla chiaro, il Pescara è una di quelle pretendenti al titolo, quindi noi dovremmo soprattutto andare lì in un approccio mentale importante, avere un po' di coraggio, avere forza e andare a combattere contro una grande squadra. Una partita mi aspetto sicuramente difficile, tanta qualità dall'altra parte, tanta voglia, pubblico penso molto numeroso, uno stadio fantastico, e mi aspetto una partita per uomini duri. Uomini duri significa andare lì, avere coraggio e forza, e non posso chiedere di più ai miei ragazzi. Il capitano Uliano è pronto per un posto da titolare? È pronto anche perché abbiamo un po' di defezioni noi per domenica, quindi qualcuno è uscito acciaccato dalla partita di domenica, più di qualcuno, quindi dobbiamo fare di necessità virtù. Avrà la possibilità sicuramente, non è uno sprovveduto, ci mancherebbe altro, si sa gestire, deve dare tutto quello che ha per quello che ha, cioè nel senso che fino a quando ce la fa deve stare lì, altrimenti deve gestire, anche perché lui è il capitano e deve essere il leader di questa squadra. Papa come sta dopo la botta di domenica È scorsa? uno di quelli che purtroppo mi sa che non ce la farà per domenica. Modifiche no, anche perché, Anche se ripeto, lei forse. siamo pochi, abbiamo poche, come si dice, alternative, però quelle ciò a me mi stanno benissimo. Daranno il massimo tutto, ne sono convinto di questo, anche perché abbiamo pure una defezione di Faella, quindi un po' di problemi, ripeto, ce l'abbiamo. La Gelbison deve fare la Gelbison, è inutile dire se possiamo fare di più, non possiamo fare di meno. Io voglio quello che stiamo facendo. Queste dunque, Soddisfatta Marina, allora mi pare, Enrico.
Sì, queste le parole, dicevamo, del tecnico De Sanso. Gelbison in emergenza, soprattutto a centrocampo. Il Pescara ha la necessità domani, Marina, di fare bottino pieno, anche perché, ricordiamo, ci sarà il big match tra Catanzaro e Crotone. Brosco in settimana ha detto proprio a Rete 8: faccio il tifo per il segno X. E il Pescara domani potrebbe approfittare di questo big match per avvicinare ulteriormente la vetta della classifica, che oggi è distante 3 punti. Il Pescara preceduto proprio da Catanzaro e Crotone, e domani ci sarà questo big match per il Pescara. L'appuntamento alle 14:30 allo Stadio Adriatico tra Pescara e Gelbison. A te, Marina.